Un messaggio di speranza per il reinserimento nel mondo del lavoro è stato lanciato nel corso della manifestazione che si svolge tradizionalmente il 6 gennaio presso l'Istituto Minorile Fornelli di Bari. Gianluca Lovagnini. Noi ci siamo, ma non essendo più lo Stato quello di una volta, i ragazzi devono essere consapevoli delle proprie forze, devono essere motivati e solo attraverso la convinzione di raggiungere i propri sogni potranno veramente riscattarsi. Il futuro è nelle loro mani. Una volta usciti dall'istituto, quello barese è l'unico rimasto in Puglia, questi ragazzi ce la possono fare. La Befana ha portato doni per tutti, insieme ad un messaggio forte. L'assistenza istituzionale del passato non c'è più, ma ci sono gli strumenti per conquistarsi un futuro diverso, migliore. Quando avranno riacquistato la libertà, che resta la cosa più importante, anche questi giovani, attualmente sono 15, potranno usufruire delle misure di sostegno e formazione destinate alla disoccupazione giovanile. Il Comune di Bari, così come anche la Regione Puglia, ha messo a disposizione una quantità rilevante di risorse per i cantieri di cittadinanza, cioè tutte le persone disoccupate, anche i giovani, possono fare domanda e cercare attraverso un incontro con la richiesta dell'azienda di poter svolgere un tirocinio formativo. L'incontro tra l'amministrazione comunale e i giovani detenuti è stato promosso dall'Unione Italiana Sport per Tutti come iniziativa finale del progetto Le Porte Aperte. Auguri dallo sport.